Ti rendi conto che ti sei seduta e non siamo riusciti a trovare un'inquadratura? Capito? Questo È potrebbe essere grave, piuma o ragazzi. piombo, cioè bene o male da qualche parte. Per me è Lo gravissimo. interpreteremo come qualcosa. Di Tu negativo. hai il viso tagliato che prende bene le luci? È Io sì, ho questo profilo che è il mio profilo vero che c'è un migliore, quindi profilo. sì, Ecco lo so. perché stai. L'ho sempre Ah, visto. stai dando Alla per. Lilli Group. Ah, quindi ti stai Sì, un po'. sì. Che c'è traffico a Napoli, vero? Minchia. Cioè, se dovessi dire il problema della città dove tu sei nato, che fai finta di amare, no? Esatto. Qual è? Beh, No, oltre il traffico. dopo, il traffico, per esempio, è uno, no? Però. Il traffico è uno, un altro problema sono i servizi che non ci sono, o sono pochi, e un altro I è. servizi, non i bagni, No, servizi intendi pubblici, pubblici, tipo mobilità. i trasporti pubblici che non Ah, ci e sono, sono poi? pochi. E poi un altro mi è venuto in mente, però me Te lo sei lo scordato, sono scordato, eh? però era il traffico, Sì. E beh, perché. trasporti e i cantieri. Ah, ci sono i cantieri aperti. C'è un problema grande. I New York Yankees stanno finendo i numeri delle maglie. Cioè, nel senso, loro dai Cazzo. numeri da 1 a 99, poi a un certo punto, se il giocatore va via, quel numero non lo usano più. Che ne so, Joe DiMaggio era il numero 5, la maglia numero 5 non l'ha usata più nessuno. E lo Cocuzza, che sarebbe il manager del capo magazziniere dei New York Yankees, chiede aiuto. Che cosa possiamo consigliargli? Come può fare? Ragazzi, mia madre è molto brava con l'uncinetto, quindi se volete possiamo Possiamo. trattare una cosarella e vediamo se lei Quali sono può. i veri problemi, secondo te? Quali sono i problemi fatui? Sicuramente Questo non è un questo, problema vero. assolutamente no. Però tu pensa a Leo Cocuzza, cioè lui proprio dice: ma Capite? È come faccio? gravissimo. Qual è il problema oggi di Daniela Ioi? Dice: mannaggia, questo, anche meno violento, anche semplice. Cioè il letto che nazzica, che ne so. No, in realtà no, perché sono una abbastanza risolve, quindi non mi faccio tutti questi problemi, a meno che non è proprio un problemone grave, secondo me la salute è l'unico problema grave di cui Di cui preoccuparsi, stiamo facendo delle corna in questo di cui momento. preoccuparsi, però non ho. Forse il problema è la barba di Antimo, è troppo folta. Ma ti E pizzica. no, non mi piace, cioè, non mi piace, si nasconde, lui è bellissimo, questa barba lo Tutti gli nasconde uomini troppo. italiani hanno la barba, ci hai fatto Eh caso? sì, a me piace la barba, però tipo come ce l'hai tu, capito? Piccolina. Incolta, sì. Allora, vorrei dire ad Antimo che Daniela Ioi ha detto che preferisce la mia Sì, barba, infatti dovunque egli sia. gliela taglio una notte appena finiamo lo spettacolo. Mi chiedevo se tu e anche Jamie, il tuo personaggio, è un hipster con questa barba. Sai come sono questo movimento inutile sì, che non ha assolutamente. filosofia dietro, come il tuo No, personaggio esatto, sostanzialmente? assolutamente sì. Ma Ok. infatti io perciò porto la barba e il personaggio porta la Lui ha barba i per baffoni molto. darsi un tono e un'aria, no, pure da filosofo, ma in realtà lui non pensa nulla. Lui, non, lui è un po' più. Lui è un uomo di pancia, dovessimo dire, è un uomo che andava di pancia. Sì, Assolutamente. Di mani. di mani. Era anche manesco, eh? Ho Abbastanza. visto che c'aveva anche. Abbastanza. Sta Era. aneddoto bellissimo che lui, dopo aver menato la moglie Nannina, Anna Cutolo, dopo averla menata, lei ovviamente piange Certo. in un suo momento di depressione, e lui gli dice: no, ferma, ferma così, non ti muovere, e le fa un ritratto. Vedendo lo spettacolo ho pensato, ma chi te l'ha fatto fa? Ma non come Lo penso Daniela, pure io, tutte e proprio come sei. Nannarella. Sì, lo penso Tu pure eri aristocratica, c'avevi i soldi, manco t'ha sposato, vivevate nello scandalo. sì. Ma che schifo! Ma perché Sì. sei rimasta insieme a Gemito per tutta la vita? Io penso lei sia stata molto innamorata di Ah, Gemito, veramente? sì. Ma Ma se. è l'unica soluzione, perché tanti anni con uno squilibrato così non ci stai. Alla fine lei è morta e lui è sopravvissuto. Questo fatto è anche interessante perché lui, da quello che ho studiato, sono finite le sue crisi quando è morta la moglie. Questo fatto non ti fa E questo riflettere, fossi stata dove, io. ragazzi, ma quello è il problema diciamo dell'essere umano, il problema degli uomini sono le Ah, ok, perché donne. dice una volta che è morta la mamma, è morta la moglie, la compagna Anna, Sì. lui è stato tutto a Sì, posto e ha tutto a ricominciato alla posto. grande anche la carriera Sì, con la figlia che lo aiutava. e dipingeva le zingare, guarda l'occhio, dipingeva le zingare, le ciociare. Sì. Peraltro tu sei zingara, vedevo qua un ritratto di zingara che un po' ti assomiglia negli occhi. Allora, guarda, a me quello che mi ha impressionato di Gemito è che lui ritrae una nannina completamente diversa da quella
degli altri pittori, perché lei nasce Te come volevo far modella. vedere questa Sì, nanni. questa è stupenda. Questa è stupenda e ti assomiglia peraltro. E questo è il disegno che lui, di cui diceva Antimo, fatto dopo le percosse. Ah, Questo quello. è. Ah, fai vedere? Questo è uno dei. Allora, devi C'è sapere. infatti un vaffanculo negli occhi, se tu guardi. Sì. C'è un piccolo. Guarda Non verso ci i siete piedi pizzico. mortacci. In realtà, questo disegno, proprio questo che hai appena fatto vedere, è uno dei tre disegni che mi ha aiutato proprio nella realizzazione del personaggio, perché di lei non c'è granché, non si sa granché. E la cosa che mi ha colpito è che Gemito la ritrae proprio diversa da come invece la ritrae Morelli. Morelli la ritrae rossa, prosperosa, con questi capelli No, non la ricci. buttare via così. Questa donna posava nuda per Morelli, Ah, sappiatelo. sì. Ecco. Però era, se tu vedi il quadro dove la ritrae, lei è rossa, ha i capelli Ah, quindi. arruffati, cioè totalmente la pelle chiara. E invece Gemito la ritrae proprio carnale, Quindi terrena, una. concreta, vera. Beh, molto interessante per la percezione dell'altro, la Io deformazione. non riuscivo a capire lei chi fosse. Poi siamo andati al Museo di Capodimonte e lì c'è questa mostra perpetua. E ho visto le tre cose che mi hanno fatto capire, diciamo, mi hanno un po' più avvicinato a lei è stata la scultura di lei con questi capelli sciolti, lisci sul lato, questo disegno e quello in cui lei è malata, uno schizzetto che lui le ha fatto perché lei si è ammalata di sarcoma, è morta di sarcoma e c'era questo schizzo di lei con proprio il volto, cioè, di chi ha la malattia, questo pancione enorme. E queste sono le tre cose, le tre rappresentazioni fatte da parte di Gemito, di Nannina, che mi hanno fatto capire un po' lei chi fosse. Sai che mi viene da pensare che effettivamente il lavoro che avete fatto Vincenzo Gemito e Antimo Casertano, Daniela Ioia invece e Anna Anna Cutolo, Cutolo, Nannina, Nannina, detta Cusarella, Cusarella. mentre non si sa niente di lei. Perché il teatro e anche la vita è Cioè, è maschile, tutto e maschile. Gemito si sa tutto, quindi l'attore maschile, diciamo che ha potuto lavorare su delle biografie, delle cose. E tu su dove ti sei andata a prendere? Questo, Sull'istinto? no, questo ho guardato molto come lui la dipingeva. Mi ricordo quando siamo andati a Capodimonte, sono rimasta tipo 2 minuti a fissare questa scultura di lei con questi capelli sul lato, perché proprio negli occhi c'aveva proprio tutto. Cioè, la capacità di Gemito di rappresentare proprio il nocciolo dell'essere umano, della persona, della cosa in quel momento. E quindi sono stata lì un paio di minuti a fissarla, proprio per cercare di capire Quindi chi è. l'occhio ti ha Sì, dato. gli occhi. Lei ha questi occhi molto, aveva questi occhi molto grandi, secondo me molto espressivi. E questo, e poi abbiamo, Antimo è riuscito nelle sue ricerche a ritrovare anche il diario di Gemito. E in questo diario. Ah, ecco, abbiamo un'interruzione di qualcuno che è Sì. entrato, se per favore possiamo chiedere, stiamo girando Sì, un'intervista. sono usciti. Allora, dicevo, praticamente nelle ricerche che Antimo ha fatto per la preparazione dello spettacolo, ha ritrovato questo diario di Gemito e lì c'erano appuntate delle cose. Ha ritrovato anche delle lettere che si scrivevano quando lui è stato in Francia per lo studio del Carlo V e di tutto quanto. E lei ha subito una bo. Quindi queste Ci lettere sono delle che caratteristiche. scriveva lui, ovviamente, cioè di Gemito, non erano le risposte di Nannina. Quindi, in base un po' a quello che lui le rispondeva, siamo riusciti a capire che lei aveva avuto un aborto, che lui era preoccupato di lei per la sua salute, perché comunque l'aborto per una donna, poi immagino all'epoca, è comunque un evento drammatico. Si scambiavano frasi d'amore, quindi diciamo sono riuscita un po' a mettere insieme i pezzi. C'era Vincenzo Gemito che faceva i pescatorelli, queste sue sculture dei pescatori che li faceva in cera, in bronzo e li faceva mettere sugli scogli, però cospargeva gli Di scogli di sapone. sapone. Sì. Così lui, ecco, in questa ottica, diciamo, la sofferenza che lui ha dato a questi pescatorelli, in questa ottica moderna della cancel culture, forse dovremmo boicottare Gemito invece che celebrarlo. Non sei d'accordo che è veramente irrispettoso nei confronti del. No, no, invece, anzi, sono d'accordo, mi piace molto. E un'altra cosa che lui faceva, c'è questa sua opera che è l'acquaiolo, che c'è questo bimbo che porge la brocca d'acqua e sulla schiena ha un'anfora. Lui, quando ha fatto l'opera, ha
usato questo bambino e in quest'anfora a questo bambino l'ha riempita di sabbia. Quindi questo bambino che adesso noi vediamo sorridente, lui piangeva. Perché era molto molto Sì, pesante. era pesantissimo. Lui diceva come alla moglie: non ti muovere, stai fermo, non ti muovere, non ti muovere, devi stare fermo. Quindi era una sofferenza, penso, per i bimbi tremenda. Per lui penso che c'era anche un po' di perversione di godimento, no? Nel vedere la sofferenza altrui. Anche perché lui poi questo era. Cioè lui immortalava, cercava di immortalare un Un po' un sentimento. Caravaggio in scultura, un po' una roba del Sì, genere. forse sì. Vincenzo Gemito è una storia che non interessa a nessuno, nel senso che non è che la gente va in giro a Napoli a dire chissà che farà, che starà, che avrà fatto Ma Gemito. Vicenza dove sta? Però, esatto, il teatro però invece è sempre pieno. Sì. Che succede? Come l'hai scelta sta Ah, perché storia? vengono a vedere me, proprio me, Ah, Antimo. quindi anche se stessi lì silenzioso. Certo, assolutamente. No, non lo so, invece secondo me cioè c'è una volontà, un interesse di... Ma nemmeno di riscoprire, perché poi a Napoli ultimamente c'è anche stato un interesse ampio verso quest'artista. Ma è secondo me anche proprio una volontà di indagare l'animo umano. Secondo me. E poi anche perché l'anno scorso è andato bene, quindi capito, è Allora stato un po' si è di giro. sparsa Dice, la ragazzi, voce. andatevelo a vedere questo folle totale che parla di quest'artista che in fondo ci ha fatto un cazzo. Comunque, ultimamente io ho parlato con diversi tour operator per delle cose che non sono tenuto a spiegare a te in questo No, momento. ma chiaro. Però questi signori mi dicono che c'è un boom incredibile dal punto di vista del turismo di Napoli, ci sarà ancora per 5 anni e che il teatro dovrebbe mettere in scena la tarantella se vuole sopravvivere. Tarantella Cioè, proprio come dire, un qualcosa di proprio di folcloristico. tradizione popolare. Secondo me ci sta il teatro Trianon che dovrebbe fare questo ogni anno, cioè tutto l'anno dovrebbe fare tradizione napoletana, cioè Perché scusa, gli artisti, gli attori, le attrici napoletane invece sono snob, dicono no, la pizza e Pulcinella, a me non mi interessa perché io devo perché fare ci sta sempre questa l'arte volontà di uscire fuori da se stessi, ma in realtà noi poi quello siamo anche, quindi perché? Cioè, perché privarsi di questa tradizione, di questa bellezza che abbiamo? No, io invece sono. Secondo me, per esempio, la Cantata dei Pastori, che è un grande classico di Peppe Bar, dovrebbe stare in pianta stabile a Teatro Trianon ogni anno, 2 mesi. Un po' come fanno in Inghilterra. Cioè, non pensi che gli Le inglesi. lunghe tenuture. No, ma al di là delle lunghe tenuture, non è che gli inglesi Shakespeare non lo fanno. Cioè, perché hanno Shakespeare, il nostro No, Shakespeare? però un conto è Shakespeare e fai conto l'alternativa sarebbe, non so, Viviani, Edoardo qua da noi, o un conto è la Tarantella, Sì, oppure. però, ma per dire, c'è un progetto culturale, per esempio, in Inghilterra che qui non c'è. Noi qua a Napoli abbiamo il Teatro San Ferdinando, il Teatro di Edoardo. Non voglio paragonare Edoardo a Shakespeare, però, insomma, Sì. stiamo parlando di due autori che Edoardo è conosciuto solo per il nome, come Dante, perché al Teatro San Ferdinando c'è il camerino di Shakespeare, c'è il camerino di Edoardo. Perché non c'è un progetto culturale per creare quel luogo, farlo diventare anche un museo? Perché non portare i ragazzi a conoscere quel luogo? Però Perché se non batti sul portare... tavolo si sente poi sulla Ah, scusa, registrazione. scusa. Vedo che ti Allora, accalori anche quando. sì. Perché sei polemico sostanzialmente, Sì, alla fine mi piace rompere il cazzo, sì. no? Senti. Ma rompere il cazzo senza portare nessuna... No. Nessuna novità. Ma voi siete, come dire, una coppia sul Così palco, no? No, di vita pare. Sì, di e vita. anche di palco qualche volta, che ne so, come diciamo, più come Laurence Olivier Vivian Lee. Oppure più come Dario Fo Francarame, Più Dario Fo Francarame, va. oppure Aldo Fabrizi e Anna Magnani, che peraltro facevano l'amore secondo te quei due? Chissà. Però, no, più come Francarame e Vabbè, Dario Fo. Ho scelto. no, Cochi Renato, Greggio Iacchetti, No, 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 no. va bene, da Francarame, non Titina, Edoardo, no, no, fraterni. No, troppo fraterni, invece lì c'era proprio anche il rapporto, diciamo, di vita, di coppia. Chi invidi te nel mondo del teatro? Come attore? Proprio che vorresti la sua carriera. Dini. Filippo Dini. Sì. Ah, ok, ma glielo diciamo, appena lo intervistiamo, diciamo, c'è Sì, l'attore c'è casertano Casertano. che lo No, l'ho invidia. conosciuto una volta, ho detto: Filippo, se mi vuoi far fare anche un passaggio Nei tuoi sul tuo spettacoli spettacolo, io io sarei entro. felice. La lettera! Oppure sta Guarda entrando che... il re che batti la Esatto. labarda 3 volte. Per me A sarebbe un proposito, questo sogno. mi viene a pensare la Ah, Gavì. invidio anche un po' Luca Barbareschi, però. Perché?
Perché vorrei essere un po' Luca Barbareschi. Sì, spocchioso, di successo, che Stare va lì e avere dei milioni che mi a arrivano e dire: prescindere. ma Chiudo, io vendo teatri, chiudo, vendo, lo apro. lascio lì, poi torno fra 4 anni, Dov'è la carta? Dov'è la vado in Sibastu? Svizzera a vedere sto pazzo dell'immondizia e poi torno tra 3 anni. Parlami male di Matilda De Angelis. Perché? È così tanto brava. Ah, È anche parlami male veloce. di Miriam Leone, che ne so. No, perché? No, no, no. Parlami male di Valentina Lodovini, No, ma perché? Io di le Luisa adoro. Ranieri. No, io la Ma amo. c'è una Perché che ti starà un dovrei? po' No, antipatica? no, no, No. no. No, veramente no, Tutto a no, no. posto. Nel senso che sono percorsi, attrici, può non piacere magari la scelta di quel momento, però sono tutte molto rispettabili e stimabili, quindi assolutamente no. Tu nello spettacolo canti un pezzo, me ne fai un Sì, pezzettino? Che dice? in realtà quella è una canzone popolare. Per la preparazione dello spettacolo abbiamo fatto tante improvvisazioni, ma tante, tantissime. Durante questa improvvisazione è stato Luigi Credendino che ha tirato fuori questo canto popolare e noi abbiamo cambiato le parole cercando di, diciamo, di modificarle affinché potessero, diciamo, incollarsi meglio con quello che è il personaggio di Gemito. Ti adoro anche io, cara. Anche noi. E come fa? La Fammene un canzone pezzo. fa: Vincenzo va nell'orto a raccogliere l'insalata. Il bimbo sta malato, la mamma non lo sa. Bellissima. Sì, è molto dolce. È una nina nanna, una Sì, specie è proprio una di Nina nenia. Nanna, sì. E quindi noi abbiamo immaginato che lui, Nannina, in un certo momento è ricordo voce, quindi potrebbe essere anche un po' la madre di Gemito, anche se lui è stato adottato perché è uno dei figli, della Madonna, no? È un esposto della ruota È dell'Annunziata. stato portato È all'Annunziata? stato adottato e quindi magari questa canzone abbiamo ipotizzato potesse ricordargli un po' una Nina Nanna della madre. Bene, questo mi fa pensare all'azienda municipale romana, l'AMA, l'immondizia, che porterà 900 tonnellate di immondizia a settimana ad Amsterdam per essere bruciate in un E fare termovalorizzatore. energia e poi Esatto. rivendercela. Passando per la Svizzera, quelli della Svizzera non sono tanto contenti che il treno dell'immondizia. Vogliamo rincuorarli in qualche modo? Sì, rincuoriamogli dicendo che figurati, a fine febbraio sono partiti le ultime tonnellate di amianto prese da Bagnoli e portate in Norvegia, Senza quindi passare dalla Svizzera, quindi vi senza abbiamo passare dalla graziato da Svizzera. quella Quindi, parte. signori, insomma, dall'amianto alla spazzatura, meglio la Meglio. spazzatura, o no? Esatto, questa è un'ottima risposta. Ma queste tonnellate che andranno ad Amsterdam mi fanno anche riflettere. Tu ti facevi le canne? Ti fai Me le le facevo, me le facevo. Poi ho avuto un figlio e quindi ho canne? Le fa detto, lui adesso. poi le farà. Ho detto, sto conservando soldi per fargliele Per fare tutte. fargliele fare. Sì. Preferivi il fumo o l'erba? Erba, no, L'erba, erba, sì. Erba perché naturale. sei ambientalista? Sì. È possibile essere ambientalisti a Napoli oppure tanto poi arriva il camion dell'immondizia e mischia tutto, per usare una metafora. Questa cosa che dice mia madre, quando io per esempio vado da mia madre, dico: mamma, ma com'è possibile che tu non fai l'indifferenziato? Ma tanto boh, chi la mischino tutto? E quello è poi. Però è possibile, anzi, secondo me deve essere un dovere farlo. Anche solo così, ai fini educativi. No, proprio ai fini anche proprio di estetici, di bellezza personale. Dice: no, ma io sono ambientalista, Ah, io la certo, faccio. perché Se poi a tu sentire che... parliamoci che non serve a niente, dai. No. Peraltro il riscaldamento globale non esiste, No, è un'invenzione dei assolutamente. mass No, no, no. media, ma Io sto benissimo, vedi, adesso ti trovo ad in ottima. aprile Peraltro sto come la prima cosa che ho cantiere. notato vedendoti in scena è che sei in forma e ho provato una certa invidia nei tuoi confronti. Sì, sono Sì. anche un po' ingrassato, Ah. perché i figli Ti fanno fanno. ingrassare. Sei diventata mamma quando stavi lavorando a Mamma Mia? Può essere? Sì. Ho Cioè, scoperto di essere incinta qualche giorno prima del debutto del mio monologo sulla maternità, ma perché io sono per il teatro verità, cara. io se non sperimento le cose. È molto bello, mi diverte il fatto che tu sia quindi, come dire, lo spettacolo Mamma Mia, che è un tuo cavallo di battaglia, si interroga su una mamma, farò le scelte giuste, come Madre sarò? che madre sarò, e tu lo vivevi Sì. quotidianamente. Com'è andata? Alla fine chi ha vinto? Chi ha Alla fine vinto? vincono sempre i figli, Sì, sempre i eh? figli, sempre. Però meno male che sono arrivati. No, alla fine non vince nessuno, vince
Il senso di colpa, quello è Ah, perenne. quello ce l'hai sempre. Appena diventi madre, Quello è la croce, è la croce. appunto, proprio cristiano siamo noi, assolutamente qui. E c'è un monologo, no, un pezzo che fai molto virtuoso al telefono, che parli con il mamma che ho visto. Sì, che parlo con. parlo Ce con. l'hai 3 secondi, ce te li ricordi? In realtà mi prendi. No, no, allora no. No, è il pezzo che sto cercando di ricordare, è quello della prima mamma, che è quella che non riesce ad avere figli, perché poi scoprirà che il marito è sterile, quindi lei si sottopone a una serie di controlli, sempre perché la società parte dal presupposto che è la femmina che tiene il problema, quindi lei si sottopone a una serie di controlli, di visite, fa degli esami, si distrugge proprio fisicamente e psicologicamente, alla fine scopre che Era lui. è il marito Mannaggia, ad schiaffi. essere sterile, e quindi lei tenta il tutto per tutto e alla fine fa sta telefonata a questo santone, e lei ricorda che si chiamasse Nicoletto Paciaroni, e chiama, mi fa tu 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 tu, pronto? Nicoletto Paciaroni, no, era verde, sono Nicoletta. Ah, Nicoletta, Era Nicoletta, Nicoletta, Paciaroni. senta, io vorrei avere un figlio da mio marito. Ah, signora, allora quale carte parlano che ho? Voi vi dovete correggere la vita vostra, io Antonio. Oh, veramente mio marito si chiama Salvio, io non conosco nessuno Antonio. No, 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 qua ti devi correggere, per sto parlo dopo, mi dovete portare la carta d'identità, no, 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 mi dovete portare i documenti di mio marito, no, 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 mi dovete portare direttamente mio marito, oh, ma facendo mettere una scopa, sì o no? Mi dovete portare 5.000 euro. Ma veramente? Cioè, dico, veramente? E no, boh, a posto! Se volete i gemelli sono 7.000. E poi finisce così. Come ti è nata l'idea a un certo punto nello spettacolo di mettere in scena Thor, il dio del tuono, col martello? No, perché è sempre mio figlio, si è innamorato dei supereroi No, e perché adesso quindi... bisogna spiegarlo, però, perché sennò questo è un piccolo spoiler, si può fare? Sì, Tanto sì, non dove va sì. sto spettacolo? Finisce qua. Finito, è È morto. finito. Ciao, Praticamente dalla morto. massa di marmo esce la statua Sì. con un martello, Sì. che in realtà è un po' piccolo per Martello essere. pneumatico, tra l'altro. Esatto, che è un martello piccolo per essere Thor, però Sì. È effettivamente ricorda una figura effettivamente un epica, martelluccio. Carlo V, Carlo V. che lui si trovò a dover scolpire, ma non gli andava. No, perché lui non aveva mai lavorato in marmo. Lui era un artista, cioè lui lavorava con le mani, lavorava l'argilla, poi fondeva tutto col bronzo e quindi modellava. Era più un modellatore, forse proprio che più che scultore classico. Quando gli arriva questa commissione, le famosissime commissioni di quest'opera da tradurre poi in marmo, lui esce completamente pazzo perché non ha mai lavorato in marmo, le proporzioni vengono Non lo sbagliate. consegna, non lo finisce, lì inizia il suo, come dire, crisi da Sì, qualche praticamente parte. lui va in Francia da questo suo mentore, Charles Messonnier, crea questo bozzetto Sì. in bronzo, lo porta a Napoli e affida la traduzione. Nella traduzione c'è già il tradimento, no? Nella parola traduzione c'è già il tradimento, quindi si fa tradire l'opera da Antonio Pennino, lo sbozzatore. Questo sbozzatore, Antonio Pennino, è il fratello del governatore di Napoli, colui che ha affidato le opere. Appena lui vede l'opera, questo Carlo V tradotto in marmo, va in crisi. Semplicemente per una proporzione sbagliata del dito, perché questo dito non doveva puntare verso la terra, doveva puntare verso l'impero, verso l'infinito. Quindi riguarda questa proporzione sbagliata del dito, va in crisi totale, ma aveva già avuto segni di Scusa, ma è cedimento lì che va psichico. in crisi e scompare per 18 anni. Sì. Viene chiuso in manicomio perché un giorno passa a Piazza del Plebiscito, dove viene esposta l'opera. Lui vede esposta l'opera e inizia a tirare pietre contro quest'opera. Viene fermato da 2 carabinieri, lui aggredisce i 2 carabinieri. Dire, io l'ho fatta, io la distruggo. Esatto, io l'ho fatto, la distruggo, non mi toccate, toglietemi le mani di dosso. Viene portato, viene internato in una casa di cura, però, perché almeno questo, dato che lui comunque all'epoca Già era famosetto. famosetto, perché aveva vinto dei premi pure lui, i Sai, l'ho maledetti notato quella premi. polemica sui premi, però sì. Quindi viene internato, gli viene data almeno la possibilità di non andare al manicomio classico Leonardo Bianchi, ma viene chiuso in questa casa di cura, Villa Florent, Nosocomio, il quello è. nosocomio. Ma Cazzo quando vai a pensato. fare i provini con i casting, No, non è così? Che ti chiedono? Fai vedere le mani? no, dipende. Sorridi? Quelle nelle pubblicità, fa vedere le mani, i profili, Sorridi? in genere.
Poi quando vai a fare un provino cinematografico c'è un approccio diverso, teatrale è ancora un altro. Ma il self-tape è una rottura di palle, è una liberazione? Il Ah, self-tape ok. è la rottura di Diciamolo coglioni. Eh forte. sì, ragazzi, perché a parte il fatto che senza indicazioni, ma io che cosa ti posso mai fare in questo self-tape? Ma poi pensa che ci sono i rumori della strada, la gente che ti citofona, il bambino che piange e tu stop, ricomincia e ripassa. Cioè, è un casino, uno stress. Assolutamente. Ma è così bello vedersi, no? Vedersi, scambiarsi idee, ragionare sul personaggio, sulla scena. Lavorare anche, Lavorare, bravo, lavorare. vai. Quanto lavora un attore? Un attore lavora mediamente poco in base a quanto potrebbe lavorare. Un attore come me, come dire, che potrebbe lavorare 365 giorni all'anno. No, lavora mediamente in base a quello che gli capita, però poi dipende dall'attore. A caso l'attore per me lavora. Ecco, cosa significa? Ecco, qual è il lavoro dell'attore? Non credo che sia solamente si accendono le luci, si apre il sipario e si va in scena. No, vabbè, ovviamente, almeno per me, è curare il proprio corpo, stare in allenamento, studiare, leggere, farsi qualche laboratorio. Poi a me piace scrivere, quindi io mi esercito anche in questo modo qui. Ultimamente mi sto dedicando pure a questa cosa, alla scrittura, Ma hai quindi. preso dei premi per quest'ultimo spettacolo? Purtroppo sì. È stato un errore, Sì, probabilmente. assolutamente. Hai pagato qualcuno? No, 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 Hanno ma perché proprio. non ho le possibilità, Se altrimenti. non avrei agito in quella Praticamente, direzione. praticamente. Cioè, ci vuole grande energia per portare avanti Sì, non va bene secca questa secca. professione come donna, questa professione come mamma, questa professione a prescindere. Un'energia che è sia vera, proprio energia nel senso di motore, ma anche un'energia creativa, perché per essere in un momento, come dire, di ispirazione dovresti avere pochi fastidi, distrazioni. Come si gestisce? Dove la trovi? Dove sta questa energia? Non vale dire dalla passione, perché No, no, avrei. Dai no, soldi. io mi piglio la Subradin tutte le Sarà mattine, quella, sarà tutte le mattine quella. fisso, cioè se non mi piglio non arrivo a sera, quindi penso che quello, cioè ne sono proprio quasi convinta. E viene in mente, tu conosci, c'è un locale che si chiama La Pen Agile, Ci sono come io stato. tutte le sere ci vado. Sostanzialmente era la squadra di Picasso, stava là nel quartiere latino. Insomma, il proprietario della Pen Agile a una mostra internazionale del Salone Internazionale di Parigi presentò un quadro che vinse premi e si fece Sti notare. premi inutili. Inutili. Sostanzialmente lui mise un pennello legato alla coda di un asino, poi nutrì l'asino, l'asino felice scodinzolava come un cane. Meraviglioso. Dipinse un coso che chiamò il tramonto del sul merde, non si sa che, e vinse il premio e tutti dissero: wow, che roba incredibile! L'avanguardia. Questo mi fa riflettere. La domanda è: quell'asino dipingeva? Cioè, quello è un quadro? È arte oppure no? E da lì, che cos'è a sto punto l'arte? Non te l'aspettavi questa, eh? No, Cioè, l'arte. partiamo da quello là è un quadro o no? Sì, assolutamente sì. E l'asino dipingeva oppure come L'asino dipingeva. o sporcava di colore una tela? No, dipingeva secondo me. Dipingeva secondo l'intuizione, secondo la volontà dell'artista, del pittore. Stava dipingendo. Ah, quindi tu dici, Era un c'è tramite, l'asino è diventato il di tramite La Pena Gil. della Penagie. È un po' come viene in mente l'intelligenza artificiale, no? Adesso. Ultimamente, bravo, ti stavo dicendo la stessa cosa. Cioè, secondo me diventano poi i tramiti per Si creare. chiama il prompter, no? Non è, ovvero quello che scrive su chat qualcosa, quello che poi traduce il testo in immagini, non Sì, mi a Torino ricordo. stanno facendo un esperimento del genere dove è coinvolto Mariano D'Ammacco, premio Ubu, Ok. premio, questi premi inutili, vabbè. Però. E stanno facendo questo esperimento. Il concetto è che il prompter chi è? È artista o no? Quando io scrivo dipingi un tavolo nero dalle striature blu verdastre che è immerso nello stile di Apollinaire, che ne so, eccetera, Dipende eccetera. se l'arte è anche un'idea. Ah, Secondo te, allora perché che mica sono io l'intervistato? ok. L'arte è anche l'idea o è anche l'artigianato? Secondo me è sia idea che artigianato. Cioè, a parte il fatto che l'artigianato non può partire se non hai un'idea, secondo me, almeno per Giusto, come penso giusto. io. Cioè, c'hai un'idea, poi devi metterla in pratica. L'opera va fatta, non si dice, non si possono pensare farò l'opera e poi non la fai. L'opera va fatta. E
E quindi secondo me si parte dall'idea e poi diventa opera, secondo me. Quindi Quindi da qualche parte sì. È una parte dell'artefatto, l'idea. Ci l'idea sì, siamo un po' incastrati. Cambio no, domanda. cioè, Se vuoi cambio domanda. sì, cambiamo domanda. No, però, cioè, secondo me l'idea è anche arte, se è un'idea artistica. Se è un'idea di merda, no. A un certo punto fugge Si dal nosocomio, si dice, dice. è romanzata sta cosa Ah, che fugge, ma in realtà esatto. nel suo diario, Ah, ok. perché lui ha scritto anche un diario durante questo periodo di reclusione, c'è scritto in questo diario, in un momento c'è scritto uscita dal manicomio Ah, quindi è 1886. uscito con tutte È le uscito, autorizzazioni. Va a casa e si chiude sostanzialmente a sì. Si casa. fa un Lockdown lockdown di 20 di 20 anni con sta povera donna martire. anni. E la Però figlia. detto questo, tu scegli proprio quel momento, cioè tu scegli il momento in cui lui arriva a casa e si chiude in casa. Sì. Mi sono chiesto per dei motivi. Uno, perché lì possiamo vedere il momento privato del personaggio, l'intimità. Due, perché essendo un set fisso mi costa meno per produrlo. E tre, perché la prima cosa che mi è venuta in mente, tre personaggi ho e tre li devo mettere in un posto. No, le prime due, cioè la prima è perché posso entrare nella sua intimità, nel suo momento, perché poi tra l'altro a me non interessava nemmeno parlare di gemito artista, delle sue opere, insomma, chi vuole se le va a vedere e ci vede quello che vuole. A me interessava L'uomo. l'uomo artista e il suo rapporto che ha anche con la sua compagna Certo. artista, un po' anche antimo, chiuso per 2 mesi nel lockdown, con C'è molto di Daniela quella e roba. con Jacopo Piccolo. Più o meno la dimensione è quella: gemito, Nannina, Peppenella, la figlia piccolissima. Quindi lui si chiude in questa intimità. È un po' anche il lockdown che abbiamo vissuto noi, Sì, c'è molto. certo. C'è molto di quella roba là. Cioè, io l'ho scritto durante il lockdown. E poi anche il fatto che questo è importantissimo, perché, come dire, Perché perché produttivamente. produttivamente ho detto ok, ma pensa che all'inizio volevo mettere una sedia in scena. Volevo mettere una sedia perché avevo bisogno di una sedia. Poi ho detto non c'entra in macchina, perché Ah, io ok. quel blocco, quel monolite lo smonto, lo metto in macchina. E pensato per andare in auto, ho detto questa sedia non c'entra in macchina, quindi io la sedia non posso metterla. Quindi devo vedere come togliere questa cazzo di sedia. È molto bello il fatto che, vedi, uno si chiede perché i percomi artistici, ma spesso le necessità. Sì, Soprattutto, sì. la tua personaggio posava per Domenico Morelli. Sì. Tu ti spari le pose un po'? Sei vanitosa, intendo? In genere no, no, No. non tanto quanto basta, giusto perché comunque sono una donna, quindi è ovvio, però non è che sono natteggiosa, ecco. Quali sono i ruoli? Innanzitutto, che tipo di ruoli ti piace fare? Guarda, in questi ruoli, i ruoli che ho Piacere. interpretato fino adesso mi sono piaciuti tutti, li ho amati tutti e li amo ancora tutti. Più che altro mi piacerebbe interpretare un uomo, però non proprio, cioè una donna che fa l'uomo, Voglio fare proprio un uomo. l'uomo. Sì, mi Lady piace. Oscar. Sì, bravo, Voglio esatto, mi fare Lady piacerebbe Oscar. proprio fare il maschio, l'uomo. E poi sarebbe anche interessante interpretare, che ne so, una persona che ha un handicap, capito? Andare un po'. Qual è quella caratteristica d'attrice che c'hai che dice, vabbè, voi sarete bravi in tutto, ma qui scansatevi e fate lavorare a me. Io sono. Io so, cioè, chi mi vede lo vedi, no? Sono Napoli, sono terra, sono radice, sono concreta. Quindi, quando si tratta di parlare di cose che vanno dritte, che hanno un obiettivo ben preciso, che può essere il cuore, un'emozione, un sentimento, su quello mi sento abbastanza ferrata. Mi sembra un'ottima chiosa, grazie Daniela Ioia, grazie per aver Grazie partecipato a Caffè Scorretto. Ciao, grazie per aver partecipato a Caffè Scorretto, grazie a te. Antonino da Sertano, arrivederci a lei, tante Arrivederci. cose.